perché la Guardia di Finanza ha tratto in arresto un soggetto per usura aggravata dal metodo mafioso e noi ne parliamo subito con il tenente colonnello Gennaro Tramontano, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. Buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi. Una notizia che assume una valenza particolare per il momento che stiamo vivendo, dato che una delle vittime di questo cravattaro era proprio il titolare di un ristorante che aveva chiesto un prestito. È proprio così. L'attività di indagine che ha condotto il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, ovviamente con la direzione della Procura di Catania, ha permesso di individuare un usuraio che ha effettuato un prestito con tasso usuraio nei confronti di un imprenditore catanese attivo proprio nel settore della ristorazione, richiedendo a fronte del prestito un tasso usuraio, e questo è ovviamente particolarmente avvertito in un momento in cui come questo c'è una forte contrazione economica, e questo peraltro ha determinato anche una delle aggravanti, perché al di là del reato, che già di per sé è molto grave, c'è l'aggravante del fatto che il prestito usuraio sia avvenuto a danno di un imprenditore in stato di difficoltà economica. E diciamo che questo usuraio anche era attento alle modalità che metteva in atto per riscuotere le rate e dava appuntamento anche in un distributore di benzina di Mister Bianco? Esatto, l'ultimo pagamento delle rate è avvenuto proprio in un distributore di Mister Bianco, ma gli investigatori del nucleo erano presenti e hanno potuto intercettare l'illecita d'azione di denaro. Siete riusciti anche a risalire ad alcuni documenti dove veniva annotata la contabilità in nero? Sì, perché a seguito ovviamente di questo intervento, in cui è stata appunto registrata la dazione di denaro, quindi il pagamento dell'ultima rata, sono state disposte le perquisizioni domiciliari e in un caso sono stati rinvenuti proprio i documenti che attestano in qualche modo l'effettuazione dei prestiti con tasso usuraio. Noi siamo in collegamento con il tenente colonnello Gennaro Tramontano, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. Come abbiamo sottolineato in apertura, è un momento particolare il suo appello a denunciare chi subisce questi atti. Sicuramente sì, sono denunce che ovviamente troveranno una pronta risposta da parte della Guardia di Finanza, da parte anche ovviamente degli investigatori della città di Catania, per venire incontro e a difesa del patrimonio dei cittadini e degli imprenditori. Grazie al tenente colonnello Gennaro Tramontano, comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata anche a voi.